Hey y'all, I'm Rebecca and I'm in Sesto Calende, Italy, and I'm gonna go behind the scenes with Chef Angelo and learn how to make eggplant parmigiana. Let's go check it out. La parmigiana è un piatto molto semplice da preparare, ma bisogna considerare alcuni consigli che vi do in diretta mentre la prepariamo. Allora, è importante togliere un po' di buccia nera, perché la buccia è molto amara. Con un coltello, per non far ballare la melanzana, allora facciamo una base e così si blocca, vedi? Bloccato. Bisogna tagliare delle fette sottili. È importante che non siano molto spesse, che siano sottili. Poi si prendono le fette del sale. Il sale devono rimanere un paio di ore sotto sale, perché così l'amaro va via, perché sennò diventano amare. Dopo due ore si lavano, si strizzano per bene e si mette qui. Aspettiamo che l'olio sale in temperatura, ci vorranno 2 minuti, 5 minuti. Spendiamo un attimo la salsa di pomodoro. Pomodoro cotto con olio, aglio, basilico e un po' di sale. Si fa cucinare per 40 minuti e quindi senza usare cutter o si rompe con una frusta di pelati, in modo che non è un lavoro meccanico ma è naturale la salsa di pomodoro. Dicevamo, la parmigiana di melanzana è un piatto tipico dell'Italia del Sud. Ogni regione della cucina regionale del Sud ha una sua particolare ricetta. La ricetta che noi facciamo oggi prevede che le melanzane, dopo aver fatto un bagno di sale e lavate e asciugate, vengono immerse in un po' di farina al momento e fritte. La cosa importante, non impastare, non lavorare questo con la farina, ma appena appena immergere. Per avere una buona fruttura bisogna muoverle. Se io le lascio così, cioè se io le tiro fuori e le metto dentro, la frittura rimane più croccante. Che nel cucinare ci voglia l'amore, la passione, non so come chiamarla. Sì.